Siamo arrivati all'ultimo intervento della dottoressa Rita Polo e poi inizieremo il dibattito, quindi chi deve intervenire si incominci a preparare. Grazie. Grazie a tutti, grazie per questo invito in questo appuntamento sempre molto importante. E anche per l'attualità, perché mi sembra un momento importante rilanciare tutta questa materia a partire appunto dalle considerazioni e riflessioni sui numeri, ma proprio anche su quello che è un po' il tema della mia relazione, proprio sugli aspetti del benessere personale e del riflesso nella comunità. Ringrazio Ottore per questa opportunità. Come abbiamo sentito prima e anche nelle altre edizioni, diciamo, nelle altre tre edizioni di questo convegno, qui si parla della vita delle persone. Soprattutto lo si dimostra anche nelle azioni che le persone con disabilità grave, le persone con la SLA e le associazioni di cui facciamo parte fanno concretamente nel loro tempo. Pensiamo appunto al Comitato 16 novembre, a tutte le associazioni qui rappresentate, al Comitato dei familiari, appunto, e quelle di cui noi siamo rappresentanti. I progetti personalizzati che attuano il diritto a vivere nella propria casa, famiglia e comunità si sono fortemente voluti dal basso, con una forte spinta dei protagonisti perché fosse veramente la persona al centro delle politiche e dei servizi a lei destinati. Quindi ci riferiamo a un'ottica di diritti umani, lottando contro l'istituzionalizzazione, contro ogni forma di istituzionalizzazione, scardinando una via, diciamo, vecchia dei servizi calati dall'alto, si sta affermando invece la logica dei diritti delle persone alla vita, alla libera scelta nei sostegni per la propria vita, al rispetto dei diritti basilari, quindi umani, prima ancora che quelli civili. Si parla quindi di storie, della storia di singole persone, delle famiglie, ma anche della storia della comunità, della storia del nostro Stato, ad esempio, della nostra regione. E siamo parte di questa storia, stiamo agendo in questa storia. Pensiamo alla Convenzione ONU della diapositiva precedente, dove veramente appunto si parla di questo, che è una legge italiana, dove viene rappresentato il paradigma, un capovolgimento, il passaggio dalla segregazione all'integrazione e ancora di più, possiamo dire, all'inclusione, dove si deve modificare anche il contesto, l'ambiente, il contesto sociale, renderlo appunto facilitante, rimuovendo gli ostacoli. Quindi tutti facciamo parte della società e ci modifichiamo all'interno di questa società, dovendo modificare anche il contesto. Tutto questo è rappresentato da tutti quei processi di deistituzionalizzazione, desanitarizzazione o riduzione, appunto, come si diceva prima, della parte necessaria sanitaria, la abilitazione alle cure, non tanto la riabilitazione come un qualcosa che deve essere rifatto come di mancante, ma come una nuova abilitazione, ma anche appunto quello che per tutti, accessibile per tutti, il design universale, l'abitare, l'accessibilità, la mobilità, il turismo, la cultura. E questo passa attraverso le storie delle persone, cioè sono proprio le persone che stanno cambiando questa storia e qui ce ne sono appunto di protagonisti. Chiaramente è importante rivedere un po' da come stiamo partecipando a questa storia e noi parliamo appunto di un'esperienza in atto e del modello Sardegna, cioè la reazione, imparando dai nostri figli e familiari ad essere costruttori in prima persona, di amore e di benessere, rimboccandosi le maniche, lottando per e con loro. Chiaramente le persone con disabilità, le famiglie, sono stati protagonisti e una risorsa per la comunità e la società, è venuto fuori già dalle altre relazioni. Sono famiglie che aiutano le altre famiglie, che muovono il volontariato, che coinvolgono gli operatori e creano quindi l'alleanza con le istituzioni. In questo senso, pur con tante difficoltà, le istituzioni hanno sicuramente partecipato a questo processo. Esistono quindi progetti personalizzati, come si è detto, che possiamo vedere in tante
situazioni, da quello appunto della riabilitazione o dell'assistenza, prima si diceva PAI, possiamo dire anche nelle cure domiciliari, il piano riabilitativo individualizzato, pensiamo alla scuola, il programma educativo personalizzato, pensiamo alla 162, ne abbiamo già parlato, quindi assistenza e servizi personalizzati, il ritornare a casa, fino all'inclusione, che anche lì deve essere nel lavoro, nella formazione, anche qui si parla appunto di progetto personalizzato. Faccio solo un flash sulla 162 pensando che è centrato sui bisogni personali, no? Come per il ritornare a casa, e qui possiamo comprendere l'assistenza materiale, la cura della persona, gli interventi educativi, esperienze di vita indipendente, di più alti livelli di autonomia e dell'alleggerimento del carico familiare, e anche qui corrisponde anche a quello che poi è stato lo sviluppo del ritornare a casa. Ho sottolineato personalizzati perché sembra scontato e non lo è. Ho sottolineato bisogni perché anche qui è la possibilità di adattare realmente al bisogno della persona. Quindi è come, diciamo, un processo molto circolare, è difficile anche trovare la grafica da applicare, perché dall'autoaiuto si favorisce lo sviluppo del progetto personalizzato. Il progetto personalizzato crea quella coprogettazione di cui parlerò anche dopo. Si creano percorsi inclusivi sia nel sociale sia nel sanitario, abbiamo visto anche in altri settori, pensiamo a quello educativo. E si crea questo, appunto, che stiamo facendo anche qui insieme oggi, questo empowerment, cioè la crescita in consapevolezza e in potere, ma anche consapevolezza dei diritti e doveri, non solo in potere in senso di diritto, cioè c'è una crescita proprio sociale di ciascuno. È successo questo in Sardegna, perché parliamo di questo? Perché l'azione di autoaiuto e di queste, io che ho tradotto mainstreaming con proteste e proposte, cioè l'azione di influire come un rivolo, come un fiume nel fiume più grande, che è quello della governance, dell'amministrazione anche regionale, dal basso, come diceva all'inizio, con proteste ma con proposte molto concrete, molto tecniche, molto specifiche da parte dei destinatari e dei diretti interessati, produce un plusvalore, produce quindi il beneficio per singoli, per famiglie, ma contemporaneamente innesca il processo virtuoso di rete sociale, perché incide nella comunità intorno, non si ferma a un beneficio individuale. Questa è un po', diciamo, complessa, ma la riprendo anche dopo, è complessa come scrittura, scusate. Alcune caratteristiche, questi indicatori del benessere che possiamo ricercare, che possiamo anche individuare, che in Sardegna esistono in questi procedimenti, in questa prassi ormai istituzionale, sono che le famiglie e le persone con disabilità grave sono protagoniste, sono cittadini attivi. Con la personalizzazione, per esempio, pensiamo che nella modulistica è prevista la cofirma, cioè la persona o il suo familiare, quando la persona non può rappresentarsi da solo, firma il progetto. Col diritto di scelta, in particolare con l'assistenza indiretta, che quindi coprogetta col comune, ma è, diciamo, il centro è la persona e la sua famiglia. O la persona, perché poi crescendo questa persona può esercitare la sua autonomia e la sua indipendenza nel corso della vita, appunto, sostenuta dai servizi, ma sempre e se è il progetto di vita personale che va avanti. Questo è un po' frutto, in particolare la coprogettazione, del fatto di non delegare ai professionisti la soluzione dei loro problemi o dei loro bisogni, e si è visto quanto questo è fondamentale, la collaborazione, fino a poter valutare congiuntamente il progetto, il proprio servizio, come sta funzionando, se dà dei benefici, e questo è sicuramente già possibile, ma vogliamo assolutamente migliorare in questo aspetto, fino a valutare, come si diceva prima, anche la qualità percepita da parte delle persone, e si può fare. Il collegamento col sistema sociale è stato chiarissimo anche nella relazione di professor Castaldi, e sanitario, potremmo aggiungere, perché non si parla di voucher dati alle persone e lasciate sole nella loro scelta, nella loro soddisfazione di un bisogno assistenziale, ma c'è un processo di
collaborazione con i servizi sociali, si è persone dentro il proprio comune, si ha un nome, si ha un cognome, si è qualcuno con cui il servizio sociale si rapporta, o il servizio sanitario, o l'ospedale, come diceva anche professor Castalli. No quindi alle erogazioni monetarie. E quindi arriviamo, senz'altro, è anche un obiettivo, ma è un indicatore, quindi un risultato del benessere, l'inclusione. L'inclusione perché è necessaria l'alleanza con le persone intorno, con la propria famiglia, con la comunità, e creare queste partnership. Riprendendo un po' il discorso che è un po' tutto circolare, ovviamente l'autoaiuto ci deve essere e ci deve essere il collegamento. Quindi ci sono questi vantaggi, questo benessere da parte di persone e famiglie, ma anche di servizi e istituzioni, pensiamo solo ai discorsi già fatti sui numeri, anche sui costi, e per gli operatori professionisti. La famiglia, l'abbiamo già detto, sicuramente poter scegliere un servizio flessibile, rispondente ai bisogni e alla propria condizione, la possibilità di valutare la qualità, di partecipare. La rete per i professionisti e le imprese di poter collaborare, cioè la rete necessariamente intorno alla persona con disabilità e con disabilità complesse si rende necessaria. È una necessità che diventa virtù, la collaborazione in equip, il collegamento tra tutte le persone che sono intorno a quella persona nella sua rete di assistenza. Il lavoro, l'emersione dal lavoro nero di cura, questo è fondamentale per una società civile. La ricaduta del benessere nella comunità vicina, non diciamo verso le grandi strutture, ma proprio lì dove una persona vive, dove vuole vivere, appunto, o in famiglia o nella propria comunità vicina. Le istituzioni, si è già detto prima, non mi dilungo, e oltre ai costi, la cultura, direi l'ultimo, riduzione dei conflitti e miglioramento della relazione di fiducia, della corresponsabilità cittadini-istituzioni. Questo non è poco, perché in questo momento di crisi, in cui è molto facile scatenare i conflitti anche tra le persone, lo Stato, le persone, cioè tutto questo partendo proprio dalle persone più vulnerabili, più in situazioni più estreme, che chiedono la necessità di questa corresponsabilità e questa collaborazione, è importante investire sulle relazioni di fiducia, non solo tra i singoli, ma anche con le istituzioni, e naturalmente di corresponsabilità. Queste sono nuove, diciamo, parole, ma che tornano molto forti anche in altri settori, come quello dell'economia civile, quindi non solo per la sociologia, la pedagogia, il settore educativo. Coprogettare vuol dire che chi usa i servizi li contribuisce a produrli, quindi è necessario la persona che li usa al suo funzionamento, al funzionamento del servizio. Addirittura, ed è molto forte in Inghilterra, sia a livello scientifico ma anche di prassi nei servizi assistenziali, si parla proprio di coproduzione, cioè della possibilità che tutti siano risorse, in termini molto locali, ma anche in termini di sistemare, cioè sistematizzare anche queste tipologie di aiuto, così diciamo quasi in un rapporto proprio personalizzato, anche a sistema. E niente, le conclusioni sono sempre in progress, perché io penso che qui c'è una dimostrazione di come è possibile per tutti essere non utenti passivi, ma risorse della comunità. Mi sono dimenticata una frase che mi era piaciuta moltissimo di Tore, che diceva: questa è la mia storia, che mi consente di vivere con serenità, tranquillità e direi anche gratificazione la mia seconda vita. Il mio cruccio è che non tutte le situazioni in Italia sono rose come la mia. Penso che qui possiamo dirlo tutti, che ci auguriamo che per tutti sia così. Grazie.